E buongiorno dal vostro M e da... no, non c'è. Oggi il Bacassan non c'è, è andato a Fukuoka prima di me, mentre io continuo a girare per Beppu. E questa è la torre di Beppu, con una bella scritta Asai, lì. Sono nella zona vicino al porto, vi volevo far vedere una carrellata. Alle mie spalle il porto mercantile. Adesso mi allargo facendo un bel controsole, sperando che si vedano tutte quelle strutture alle mie spalle, là, non so bene che cosa, ma di sicuro non fanno del bene alla natura. Ancora una bella carrellata tutto attorno, e là c'è il porto, invece passeggeri con tutti i navi traghetti e via dicendo. Beppu è una bella cittadina, non è come Milano Marittima, neanche come Lido degli Estensi. È un po' una via di mezzo, di sicuro da passarci 1 o 2 giorni, non di più. E non andate nell'ostello dove siamo andati noi, per piacere, è uno scandalo. Quella che state vedendo alle mie spalle è una delle due vie commerciali di Beppu, quella più piccola fra l'altro. Sono quasi le 10:30 di mattina ed è ancora tutto chiuso. Classico comportamento balneare in cui tutto apre verso le 11 del mattino e chiude sul tardi. Questo qua è l'uomo nasone, bellissimo. Visto che le grandi tappe giapponesi sono finite, quindi i video saranno un po' più scarsi, cose e via dicendo, rimane solo una bella tappa ancora da fare, che è Kanazawa e un po' Kobe, quindi iniziano le giornate di defaticamento, quelle che mi porteranno poi a ritornare in Italia dopo che sarò ritornato a Tokyo. Vi lascio quindi con questa immagine della campagna giapponese vista a collina e alla prossima. Le stazioni qui in Giappone sono una cosa monumentale. Questa è quella di Akata, a Fukuoka. Il vostro M è ancora da solo che gira per Fukuoka, perché il Bakasan è in giro con Yuko, che lo ha raggiunto questa mattina. Devo ammettere, anch'io me la sto prendendo abbastanza comoda, infatti sono quasi le 6. Mi sono appoggiato in ostello e ho praticamente preferito riposarmi su quante ore, tante, quasi 3. E ne avrei ancora da riposarmi. Sono dentro il Kushida Shrine di Fukuoka, una delle poche mete che vale la pena visitare in questo paese. Infatti, l'uomo col nasone c'è anche qua. E come dicevo, ci sono poche cose da vedere in questo posto ed è per quello che lo abbiamo scelto come meta di assoluto relax. Che sto percorrendo adesso è una classica via per lo shopping in stile giapponese, e come potete vedere vari negozietti di varie tipologie, dal 100 yen a ristoranti e qualsiasi cosa, ed è molto interessante come soluzione, perché è un mercato praticamente sempre stabile, tanto la frutta prezzi proibitivi, 580 yen delle mele e 980 delle pesche. Però. E anche per oggi, senza il Bakasan, il vostro M è arrivato a fine giornata con l'ultima chicca. Questi qui sono i fornelli a induzione che praticamente usano l'elettricità e non il gas. Sono nella cucina dell'ostello, piccolina ma più che funzionale. A domani con un giro per Fukuoka, per il castello e per qualche altro tempio. Ciao ciao!